sono qua per presentare e dare il benvenuto a Jonathan. Come sempre, a fare l'introduzione in questi casi è il nostro amministratore Pietro Leonardi. A lui subito la parola. Buonasera a tutti. Come al solito c'è sempre un orgoglio nel presentare nuovi giocatori che possono aiutare quello che è la causa del Parma, un calciatore che per caratteristiche, per qualità, per quello che aveva dimostrato anche negli anni precedenti all'Inter, calciatore di importanza, di grande importanza. Cioè, siamo contenti di poterlo utilizzare, di poter iniziare un girone di ritorno, diciamo così, dove lui ci possa veramente con le prestazioni dare una mano, dare un aiuto importante per raggiungere quello che è l'obiettivo prioritario, che è quello della salvezza nel più breve tempo possibile, per poi arrivare a qualche cosa anche di più, ci auguriamo. Io penso che non debba aggiungere altro che non di informare che questa è un'operazione con l'Inter, perciò ringrazio l'Inter della disponibilità in riferimento a questo. È una società che ci è, che attraverso i rapporti, prima ancora delle proprietà, a seguire dei componenti dei dirigenti, è una società che troviamo sempre qualche cosa di interessante nella logica della collaborazione con loro, perciò c'è un forte legame di stima reciproca, e attraverso questo è arrivata l'opportunità di poter rinforzare la nostra squadra con un calciatore importante, secondo me, come Jonathan, e perciò ringrazio a nome del Parma la disponibilità da parte dell'Inter. Poi a seguire spiegherò in dettaglio anche non solo di questa operazione, ma della complessa, diciamo così, operazione totalitaria in riferimento a questo. Io però prima penso che la cosa più importante sia passare la parola al protagonista, come sempre, ed è bene che parli Jonathan, non se ne parla Leonardo e basta, io non gioco. Non so. Allora, prego ragazzi, se volete iniziamo con le domande a Jonathan, cioè ci darò una mano con la traduzione dal portoghese se necessario, Jacopo Rettori, prego. Buongiorno, Michelangela, Teleducato. Mi chiedo subito, sembrava inizialmente che lei non fosse molto sicuro di venire a Parma, a tal punto che la trattativa si era bloccata, il Parma aveva detto vogliamo solamente giocatori molto motivati, perché lei insomma ha giocato in due grandi club, Cruzeiro, Santos, poi Inter, forse magari lo percepiva come un passo indietro inizialmente. È davvero che precusò questa sussidà in un primo momento. Il giornalista dice il nome è così, o Parma. Eu conversei com a Inter, conversei também com o diretor Leonardo, expliquei para ele a minha condição física e falei que eu sou feliz de vir jogar aqui no Parma, só que eu preciso de alguns dias para treinar, por causa que eu fiquei um mês parado por causa da minha lesão no joelho, e se fosse para ser de imediato, como eu pensei que fosse, não teria como eu vir para ajudar ao Parma. A gente conversou, nós conversamos, entramos num acordo, eles vão me dar mais alguns dias para me treinar e, se Deus quiser, poder estar à disposição do treinador para poder jogar o mais rápido possível. Estou motivado, estou feliz de poder vir aqui, poder mostrar o meu futebol. Você falou bem, eu joguei no Cruzeiro, joguei no Santos, estive na Inter e não menosprezo o Parma, porque é uma grande equipe também, está sempre jogando de igual para igual com outras equipes. Espero poder mostrar o meu valor aqui, espero que o Parma fique feliz com o meu desempenho em campo e possa estar provando também para os torcedores do Parma. A scanso di equivoci, io posso dire che non ho mai rifiutato di venire a Parma,
ho parlato molto con l'Inter, con i dirigenti dell'Inter, ho parlato con l'amministratore qui presente, delegato Pietro Leonardi, e quindi insomma siamo venuti a questa la trattativa, diciamo che grazie soprattutto al dialogo è andata in porto. Per questo motivo sono quindi adesso felice di essere qui a Parma. Prometto di mettermi a disposizione, sono già a disposizione del tecnico Donadoni. Sono allo stesso tempo molto motivato, felice di venire qui e poi ripeto, sì, ho giocato già in queste squadre brasiliane come il Cruzeiro, però tengo a sottolineare, insomma, la mia scelta è importante, quindi Parma è importante perché la Rai appunto la ritengo una grande squadra. Alberto Rugolotto, TV Parma. Come ruolo in campo, dove ti trovi meglio? Adesso il Parma sembra che giochi con difesa a 3 e un centrocampo a 4, la fascia destra può essere il tuo ruolo che gradisci, insomma. Questa as tuas características no campo. Você sente-se mais defesa, lateral de direita ou também centrocampista? Eu já joguei no Brasil tanto na linha de 4 como também com 3 zagueiros e um pouco mais à frente como um ala. E todas as vezes que o treinador do Cruzeiro, do Santos, me utilizou ali, eu pude me sair bem. E quando precisou de mim também, fazendo um meio campo, saindo pelo lado direito, eu consegui fazer. E eu acho que a minha característica é um pouco de qualidade técnica. É difícil falar de mim mesmo. Eu acho que é complicado, mas o que eu posso dizer é que sou um jogador que procuro fazer aquilo que o treinador me pede. E o meu pensamento aqui no Parma é poder jogar, quero muito jogar, quero muito poder ajudar ao Mister, a todo o time, mas vou sempre respeitar a opinião dele e vou estar sempre à disposição. Sì, in Brasile nelle mie esperienze nel campionato brasiliano giocai sia in una linea difensiva a 4 come quindi esterno di destra, esterno difensivo di destra, e nel momento in cui vi era una difesa a 3 io giocavo nella linea dei centrocampisti, quindi in posizione più avanzata, quindi come quarto, diciamo in un ipotetico 3-4-3, linea avanzata, linea dei centrocampisti largo a destra. È difficile, io mi vedo ben dotato tecnicamente, quindi con i piedi, amo fare cross, quindi mi piace spingermi soprattutto avanti, quindi ho doti offensive, di altro di me stesso posso dire poco, sarà il campo comunque a dire quello che valgo, anche perché io desidero giocare, sono venuto qui per giocare, però allo stesso tempo, quindi per cercare di avere continuità, ma allo stesso tempo intendo aiutare la squadra, quindi è anche per questo motivo che mi metto, e tengo a precisarlo, mi metto completamente a disposizione dell'allenatore.